Vincere lo scudetto a Genova è fatto assolutamente inusuale, direi quasi leggendario, che ha fatto diventare i giocatori di quel periodo che vestivano la maglia sampdoriana degli immortali. Uno scudetto, secondo me, figlio di due situazioni importanti. La prima, un mondiale non andato benissimo per alcuni protagonisti che vestivano la maglia blu cerchiata, mi metto io per primo, ma direi anche Mancini, Vierchowod, Pagliuca, che non avevano trovato grosso spazio, quindi un desiderio quasi di rivalsa. E poi perché negli anni alla Samp avevamo seminato bene, avevamo creato un gruppo molto giovane, eravamo cresciuti insieme, avevamo questo incredibile senso di appartenenza e questo desiderio di dare tutto, anche la vita quasi, per onorare la maglia che indossavamo. E quindi piano piano, a fine degli anni 80, quarto posto, la Coppa Italia, la Coppa delle Coppe, e fu quindi una progressione inarrestabile che ci portò poi alla fine del 91 a vincere il primo scudetto in maniera assolutamente meritata, però sfruttando anche un momento di difficoltà da parte di alcune grandi come il Napoli, che era alla fine di un ciclo, la Juventus che stava cercando di iniziare un ciclo nuovo, e Milan e l'Inter che si erano presi un momento di riposo, però una gioia indescrivibile che ricordo ancora con tanta emozione. Ma se dovessi scegliere una partita, un momento negli anni 90, insomma, che ricordo con un particolare trasporto emotivo, devo dire la partita, la finale a Roma nel 96, tra Juventus e Ajax, finale di Champions League, perché sapevo che sarebbe stata la mia ultima partita in bianconero, la società me l'aveva già fatto capire, perché si giocava in Italia, perché all'epoca per vincere la Champions dovevi vincere prima il campionato e poi giocavi in Champions, ce ne andava soltanto una per ogni nazione, quindi era una competizione che praticamente durava due anni e quindi era complicato arrivare in finale. Avevo già giocato una finale con la Sampdoria nel 92, anche in quel caso sapendo che sarebbe stata l'ultima partita che giocavo in maglia blu cerchiata, quindi avevo dei ricordi non piacevoli. Quindi sentivo uno stress, una pressione incredibile, perché poi la pressione non è altro che, diciamo, sono tre cose, aspettative, lo scrutinio e le conseguenze. E quindi io sapevo che c'erano grandi aspettative, uno scrutinio incredibile e delle conseguenze, non tanto, conseguenze personali che tutti ti dai, perché io dopo quella vittoria, quella sconfitta con la Sampdoria non riuscii a dormire bene per qualche anno e quindi avevo l'opportunità di cancellare in un certo senso quel ricordo professionale. E quindi insomma, quando poi alla fine attraverso i calci di rigore la vincemmo, io ebbi l'opportunità da capitano, la mia ultima presenza in maglia bianconera, di alzare la Champions League all'Olimpico davanti ai nostri tifosi, per un attimo pensai ai tifosi della Sampdoria e quindi cercai di condividere con loro quel momento, però poi sulla Coppa e brividi e un ricordo straordinario.